Ciao a tutti! Allora, siamo qua oggi a fare un video un po' particolare perché siamo ben in quattro. Di solito siete abituati ad averci visto massimo in tre, adesso oggi siamo in quattro. Per fare una sorta di apriamo un po' i regali di Natale, un po' anche il compleanno, perché io apro compio gli anni a gennaio e mi hanno fatto un regalo unico, Esatto, unico, con questo che scopo però è mirato. anche un po' per voi, proprio tu. Che stai guardando questo video? Loro gli hanno fatto un regalo, io Loro, no. lui è qua come comparsa. Un po' Esatto. comparsa. Non dirò niente oggi. Per alzare Che il livello di valorizzazioni. testosterone. Esatto. Ci vuole l'occhio Sensibilizzazione anche ma è femminile. femminile, vuole la sua parte. Proprio tu. Ok, rintornato nell'ombra. Allora, il regalo in questione di che cosa si tratta? Allora, diciamo, ci sono alcuni regalini, sono in questa busta, per questo che guardo in basso. Alcune di queste cosine le possiamo già vedere qua, altre invece sono impacchettate, quindi si scopriranno, che non lo so neanche io cosa sono. Quello che possiamo vedere qua sono dei dolcetti giapponesi Che ho preso al Festival dell'Oriente. che ha preso lei, che si chiama Valentina, Io che mi chiamo Valentina, al esatto. Festival dell'Oriente. Cioè, grazie Lei è per aver Patrizia. presentato. E questo è Patrizio, Valentina Grazie. e Cioè, grazie per avermi presentato. Io sono ancora l'assistente ufficialmente, eh. Però Patrizio. E grazie. questo è Davide, lo sanno già. Sì, certo, Sì, ti conosco sono tutti i ormai. miei amici, i tuoi fan, certo. Ecco. Ok, quindi qua abbiamo delle 1, 2, Tutti 3, dolcetti. 4. Quanti sono? Non lo so. Tanti, 6, tanti, 7, 9. tanti, e 9. li ho convinti a fare il video con me per Tempo. fare il test di questi dolcetti giapponesi, nonostante abbiamo mangiato Esatto, tantissimo. sottolineiamo che oggi è il 26 di dicembre e veniamo da vigilia a Natale, Santo Stefano, e siamo delle bottole che rotolano, quindi Ma abbiamo non uno camminano più. spazio per provare i dolcetti Esatto. giapponesi. Ebbene sì. Però c'è da decidere con quale Con questo partire. verde schifo, guarda. Con Quel matcha. questo. Dai, fate fare Allora. l'esperto, io sono l'assistente esperto, date a Vabbè, me. dai a lui Sì. l'assistente esperto che poi si Allora, offende. abbiamo questo che sì, a quanto pare c'è del matcha e c'è un orsetto qua sopra. Sono biscotti al Sono cioccolato. biscotti? Cioccolato al Biscotti, matcha. non C'è so se scritto comunque sono. qua, guarda. Ah, guarda, ci sono anche la scritta in italiano. Biscottini al tè verde e gocce di cioccolato. Si vengono direttamente dal Festival dell'Oriente? Sì, tutti. Allora, andiamo a scartavetrare il regalo. Ah, così, Esatto. perché hanno il loro. Sì, basta, non Eccoli qua. serve. Sono dei dischetti piccolini, prego. Oddio. Si sente come al solito un forte odore di matcha. Sì, tantissimo. L'odore è buono. L'odore è buono. Prego. A me piace. Vediamo. Sono indefiniti, onestamente, non sento dei gran sapori. Si sente il retrogusto di matcha. A me piacciono. Anzi, sì, anzi, come retrogusto si sente il Il cioccolato. cioccolato. Primo gusto però è quello del matcha. Però non è una cosa forte da dire, non è cioè, sono buoni, Sì, discreti. discreti, Sì. giusto. Me li posso Discreti. portare a casa? Qua ci sono dei pandini, quindi con la Quanto faccia da stanno? panda, e biscottini al cioccolato con i panda. Se ti Sarà. ricordi, noi l'avevamo fatti. C'era il kit per farli. Forse questi non li ho fatti, ma quello era il kit. Eccoli qua. C'è anche un fumetto. C'è anche un fumetto. Non lo so. Traducilo. Eh sì, grande esperta di geografia. Non sappiamo il giapponese. È un ventesimo, perché c'è scritto ventesimo dentro. Un ventesimo anniversario di quel Sono biscotti ripieni a forma di panda. cosa. Cosa che sì, Sarà il vediamo. 20° anniversario della Cavaia, che ne so. Cavaia. Si vede che questi sono dilettanti allo sbaraglio. No, assistente. Assista. Ma ci sono i biscotti? Oh, E ma va che bene. carini! Vai. Da quel che ricordo, la parte di biscotti sapeva di tu. Io l'ho preso la faccia triste.
Io ho preso la faccia sorpresa. Io felice. Ma è tristino. Tu hai preso la faccia? È dall'altra parte. È tristino il mio. Ah, lui ha preso la faccia incavolata. È perfetto per me. Io sono sempre incavolato. Mi piace. Buono, perché è un misto di cioccolato bianco e cioccolato al latte. Questo biscottino inquietante che sembra... Sai, quello di Princess Mononoke? Ah, sì. Gli spiritelli. È vero. La faccia dietro. Ti rigiro la testa. Esatto, bravo. Però questo è buono. Questi sono approvati. Se li trovate, prendeteli. Va bene, allora io me le mangio e non me le lascio neanche loro. No, dopo lui mi fa il rifinitore. Già. Questi sono buoni. Sì. No. E questo? Cioccolato, fragole e cioccolato. Oddio, questo è proprio per lei. Questo è la bambina. Cosa avevo mangiato di questo? I poci. No. Sì, anche i poci. Ne abbiamo mangiato tanti di prodotti di questa marca. Questa bambina è famosa in Giappone per i dolcetti. È una marca famosa. È insieme a... A Hello Kitty e a My Melody. Questa è My Melody. Ma loro magari non lo sanno, eh. No, volevo leggere dietro. Peco, sì. Hello Kitty, Strawberry Party. Grazie. Mini cioccolatini alla fragola. Mini cioccolatini alla fragola. Questo è pensato anche per lei. Anche la confezione è carina. Proprio per lei. Tenendo conto che... Mangio solo l'acqua alla fragola. Cioccolata giapponese fa schifo. Devo preparare. Sai cosa aveva mangiato? Che bella la confezione. Aveva mangiato anche le chic. Le chic. È bellissima la confezione. La confezione è carinissima. Ci sono tutti i personaggi della Sanrio qua intorno. E poi c'è tutta la confezione rosa. È tutto rosa. Cosa ti insegna anche a farlo? Ah, non è a me? No. Vabbè, stavo cercando di aprirlo. Che bello. Nel frattempo che lei cerca di aprirlo, un nuovo sondaggio. Assistente. Dopo occhiali da sole, sì o no? La prossima domanda è: cappello, sì o no? Ma soprattutto nella vita di tutti i giorni? Secondo la signorina sono troppo eccentrico. No, sta bene col cappello, dai. Commentate sotto per dire se lo volete vedere nei prossimi video con il cappello e gli occhiali, solo con gli occhiali, solo col cappello, o se non lo volete vedere proprio. Esatto. Ma si staccano? Eccoli qua. Io voglio il coniglietto. Ma perché riusciamo a farli vedere? Sono proprio arrosini su un vassoietto. Ah, si fa fatica a farli vedere, se no cascano. E hanno tutti i disegnini. Allora, c'è Keroppi, c'è My Melody, c'è il cane che non mi ricordo come si chiama, c'è Hello Kitty, ci sono i due angioletti che neanche quelli mi ricordo come si chiamano. Io prendo questo orsetto che non so chi è. Io odio Hello Kitty, lo ucciderò tagliando la testa. Non sa di fragola, neanche un po'. No, sa di fragola. Sa di cioccolato. Sa di fragola e 295. No, sa di cioccolato. Io la fragola la sento. Minimo... Perché si vede che questo è cioccolato bianco con colorato. Una punta di, però... di sciroppo. Ti lascia ecco un po' il retrogusto dopo, però sa di cioccolato. Sì, sa di cioccolato. Sono cioccolato. No, a me piacciono, sono buoni. Certo, ovvio, è cioccolato. No, sono buoni, sono anche bellini da vedere. Vabbè. Sono belli disegni. Puoi usarli dentro la resina. Ah sì, li inglobiamo nella resina. Questi sono tutti i miei. Poi c'è la fragola. Poci alla fragola. Sono quelli che noi chiamiamo Mikado. Mikado. Che poi perché le chiamiamo Mikado? Perché si vede che uno cade. Oddio, questo è orribile, mamma mia. Cioè, se ci fossero i grilli di sottofondo si sentirebbero. Ok, ce li metto. Se non devo sposarla, commentate. Cioè, facciamo ad aprirlo. Supporto tecnico. No. Vedi perché ti servono le unghie lunghe? Chi va il primo? Sono tagliato. Mi è rotto. Il secondo? Paurissimo. Ce la possiamo fare. Mi cado. Questi qua sprigionano un odore di fragola che è una cosa mamma impressionante. Mia. Sembrano anche stelline di è caduto un pezzo. Poggiamolo. Questo è veramente guarda, fragoloso. Questa è fragola pura. mamma mia. Però sono gommosi. L'odore è proprio fragola. Ma ci fai caso che sono gommose? Io non sono una fan della fragola. Terribile. È terribile. Allora, se a qualcuno piace la fragola, questi sono perfetti. A me non piace in modo particolare, quindi... Penso che una volta noi abbiamo mangiato... Mi ricorda lo yogurt alla fragola. No, una volta noi abbiamo mangiato le patatine alla fragola. Voi siete dei pozzi senza fondo. Agghiacciante. Non avete del gran ritegno. Mamma mia. A me questo sa di fragola. Non un altro. A me piace. Sono provati.
Anche per me. Wow. A chi piacciono le cose dolci e chi piace la fragola sono buoni. O chi piace la roba veramente. Mamma, potremmo avere una pausa per un bicchiere? No. Due gargarini. No. Mamma mia. Non si fanno pause. Pikachu! Oddio. Pika Pikachu! C'è anche... Questo è il terz'ultimo. C'è anche Zingard. C'è Pikachu. E Zingard versione 100%. Chi è Zingard? È il boss finale di Pokémon XY, ma non potevi averlo in quella forma lì perché l'hanno aggiunto solo in Sole e Luna, da quello che ho capito. Ah, grazie per l'approfondimento tecnico. A me piacciono i Pokémon. Chiedetemi il codice amico. Il codice amico? Eh sì, per il Nintendo. Vai Eli, qua abbiamo bisogno di altro, dai. Ah, prego. Sono divisi ciascuno, impacchettato singolarmente. Niente. Io c'ho dei Pokémon, ma non. Guarda, ne sono due. No, ce ne sono due dentro. Non aprire. Allora, prendene uno blu e uno. Ok, allora, ce ne sono, ci sono delle bustine. Quindi, mamma mia. Con due dentro. Sì. Secondo me, qualcuno è gusto Ramoon. Uno è il gusto ramarro e uno... No, Ramoon. Ah, ma sono vuoi fatti tu in quello celeste con me? Doppie, tipo i Mickey, sì. Cosi. Dai, aspetta. I Kit Kat. Vale, aspetta un attimo. Tieni. Ma non odore strano. Tieni. Sì, questo è il gusto Ramoon. È un po' una caramella. Dura. Cos'è? Mamma mia. Frutta. Non era questo. Non fa più che frutta, però. Questo qua questo è... Gli agrumi. Questo è buono, questo blu. Non capisco lo scopo. Quello lì allora, è... Allora, sembra c'è limone. Ma non riesco a capire. Ve lo dico io. E poi sembra che dovrebbero sfrigolare, tipo, ma non sfrigolano. Allora, questa impressione. Vabbè, saranno stati chissà quanto alla dogana. Ricordatevi la caramella gommosa che aveva, era a forma di angolo. Allora, quella azzurra è quello sarà Moon, quindi agrumi, che ne avevamo parlato, della gassosa di Ebeno Bashi. Mentre quelli arancioni sono al gusto uva. Sono al gusto di uva. Ed è un gusto cesso. Se volete rovinarvi la bocca a fare un dispetto a vostra nonna che vi ha dato solo 20 euro per Natale. Se li tieni in bocca li sciogli. Sfrigolano. Fanno un po' tipo schifo, sì. Da piangere. Non si può dire schifo? Sì, si può dire schifo. Fanno tipo schifo. No, forse sono meglio. Ma c'è anche un giochino. Sono in ogni buoni, bustina c'è un giochino, guarda. Trova l'uscita. Sono più buoni questi. Non lo so, adesso lo sciolgo in bocca e poi te lo dico. Allora, qua non c'è un gioco. Qui c'è il giochino, trova l'uscita. Inizi qua e devi uscire da là. E devi trovare il percorso. Qua invece ci sono delle immagini. Anche questo. Ah, sì, è quello che manca, secondo me. Sai? Ah, è quello che ci sono due immagini uguali, c'è cioè da vedere adesso le differenze. Trova le differenze. Trova le differenze. Comunque, infatti, qua c'è la differenza. Ogni casino c'ha un giochino diverso. Tipo anche quello giallo. Allora, poi c'è un kit che non si può fare. Perché no? Perché no? Serve l'acqua calda, pare. Dove? Guarda, qua fa vedere una pentola, le metti qua per scioglierli. Ah, sì. Ma c'è scritto in italiano sempre, eh? Dolcetto, il cioccolato e tè verde da preparare. Grazie per l'italiano. Ma ci sarà spiegato come? C'è il disegno. Ci sono i vari disegni per spiegare come prepararlo. Si va messo l'acqua qua. Sembra calda perché fa sciogliere il marshmallow. Questo lo dobbiamo tenere per un prossimo video. Che culo. Ma vi chiamiamo, eh? Va bene. Tagliava. Allora, questi, oddio, non mi ricordo come si chiamano, c'è scritto, sì, sono i mochi. Ah, i mochi, sono quelli gommosi. Sono quelli super gommosi, quelli che all'anno uccidono in Giappone tipo 25-30 persone. No, è vero, fai la gnorri, ma è vero. Sono famosi anche in Initial D, un altro anime, dove il protagonista è chiamato Testa di Mochi. Ma tu non hai mai guardato in Initial D. No, fanno cioè corse di auto, non mi interessa. Però lo sa, è brava la ragazza. È sempre la fragola comunque. Strawberry mochi. Ecco qua. Sono praticamente dei bomboloncini. Se non ricordo male sono fatti con la farina di fagioli. Fagioli rossi. No. Sì, mi ricordo di sì, vero? C'è scritto dietro con cosa sono fatti. Maltosio, zucchero, riso glutinoso, idrossipropildiamido fosfato. Riso glutinoso. Ragazzi, c'è l'olio di palma dentro. Poi contiamoli.
Non c'è più niente. Mamma. Vai. Lo puoi dire perché adesso lo puoi vai. Oddio, oh, è mollicissimo. Proviamola. Sembrano... Sei quei cosi pieni di farina che vendevano sempre nelle gite? Io ho quasi paura. Sai quelle cose che vendevano nelle gite? Sono mollicissime. Oh, guardate dentro. Oh mamma. Ma sono buone. Molto dolci. Una specie marmellata. Questo è terribile. Mamma mia. Buone. Oh mamma. E da quella c'è una schiumetta. Una schiumettina strana. È la muffa di 2 mesi di dogana. E basta! No, no, questo qua è... No, beh. Comunque, da quello che avevo sentito dire, no, sono molto più gommosi, sono buoni, però. A me piacciono. Anche a me. Sono freschi. Io questo qua. E forse perché abbiamo assaggiato di peggio. L'ho aperto così e chi lo vuole io. Non lo riesco a guardare? No. Perché ma è salsa rosa. C'è una specie di... È marshmallow quello rosa. C'è una specie di cremina. È marshmallow. Bianchina. È marshmallow. Insieme a della specie di marmellatina in questo involucro. Però se vuoi... Aspetta, ma perché? Se no... Cioè, questo è all'interno. Che sembra... Boh, qualcosa di... Se lo apri sembra pollo. Pollo crudo. In realtà stiamo mangiando del pollo crudo. Non arriveremo domani. Mamma mia. No, a me è piaciuto. È buono. Sai, gusti. Passami un dolcettino per rifarmi la bocca. Sto. Vai. Ora la... Prego, ora la sono 3 pacchi dentro questa busta delle sorprese di cui non conosco prima il contenuto. Questo. Tieni. Oddio. Quindi la parte ha deciso che prima quello. Prima che questo. Cos'è? Non lo so. È prova ad agitare l'orecchio. Non si sente niente, non si muove niente. È sicuramente una scatola di cotechino. Trappa tutto. Regalo. La butta qua dentro. Ho riciclato tutta la carta che avevo in mezzo della carta, quindi è... Oddio! L'entusiasmo della persona. È una cosa, Leli ha un entusiasmo contagioso. No! No! È bellissimo. No! È Sailor Moon della Funko Pop. Ma c'è anche Luna. C'è anche Luna, è qua. È molto guardate bello. Che occhi profondi. Sailor Moon, chi no. Ci difende? Sì. Piripiri. E ce n'è un'altra. C'era un altro. It's a trap. Tiralo fuori. È la maiola. Oh. Dal fondo è un'altra pop. Ma di cosa? Chi è? Ah, l'altra. Chi è la mia preferita? Ormai lo dovrebbero sapere anche loro. È Sailor Venus! Con il gatto. Artemis. Che ovviamente non si può lasciare senza Luna. Sailor Venus e Sailor Moon. Ridere insieme. L'ultimo pacchetto, questo poi è l'ultimo pacchetto. Poi era butto troppo. Esatto, non c'entra niente. Apri. Apri, ma scusi. Chissà se hai capito così. No! No! Sono degli alfacchini! Gli alpacchini. Oh no, te le hanno regalati gli alpacchini. Di tutti. Si fa così, guarda, stai serena. No. Sono tutti col pigiamino, non potevamo mica essere da soli. Sì, ma se prendi solo quello gli altri si offendono. Questo qui è quello bianco. Danne una il cappellino di Natale. Non è Natale, di il pigiamino. E questo è quello rosa. Prendo io quello rosa. E questo è quello giallo. Abbiamo fatto per meritarci una roba. E questo è quello blu. Alfacchini. Sono morbidosissimi. Stanno sputando. Sono belli, sono il mio belli. Sta sputando. Il mio sta correndo. Eccoli. Mi sento imbarazzato in questo momento. Sì, quello col cappello e con gli occhiali da sole si sente imbarazzato. Quindi questi erano i regalini che ho aperto insieme a voi. Abbiamo assaggiato questi dolcetti. Come vi sono sembrati? Meglio lasciar perdere. Ma seriamente proprio.
A parte la cioccolata, che la cioccolata... Cioccolata fattibile, il resto... Cioccolata si mangia, è come il fritto. Noi abbiamo mangiato di peggio, quindi... No, erano abbastanza buoni. Sì. Terribili, terribili. Agghiaccianti. Agghiaccianti. Pa, 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 pa. No. Buon proseguimento. Niente, noi vi salutiamo, spero che il video vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Addio. Ciao. Ciao.